Conferenza. Bene, grazie all'ufficio. Allora, cominciamo la seduta. Allora, in data 21 febbraio è arrivata la convocazione, dopodiché l'ufficio, il giorno successivo, ho chiesto all'ufficio che fosse trasmesso ai commissari l'oggetto della commissione di oggi, che riguarda le tre questioni di aggiornamento più la quarta, che è come dire, la restituzione da parte dell'ufficio alla commissione del procedimento di VAS, che abbiamo all'ordine del giorno. E allora l'avete vista nella documentazione trasmessa in allegato, la osservazione di ufficio, che è costituita da svariate pagine in cui l'ufficio ha notato progressivamente che le abbiamo guardate le rettifiche, le correzioni, gli errori formali che sono stati oggetto del riesame complessivo delle norme di piano di tutti gli allegati, la modifica alla scheda Cavanis e in ultimo, o comunque insomma, anche quello che riguarda la modifica normativa richiesta dai commissari e introdotta all'articolo 16 delle norme tecniche d'attuazione. Per quel che riguarda gli edifici sparsi di impianto storico, darei la parola all'assessore per poi darla ai commissari rispetto all'ordine dei lavori, quindi a queste tre questioni che sono state anticipate, per chiedere loro, insomma, se ci sono aspetti che vogliono essere approfonditi. Preciso che sia la norma sugli edifici 1, sia la scheda norma relativa al Cavani, in realtà hanno assunto una forma che nella sostanza non cambia le discussioni precedenti che abbiamo già fatto rispetto a indici, parametri, articolazioni spaziali per il Cavanis e destinazioni per il Cavanis e proposta, diciamo, estensiva della disciplina sugli edifici 1 per quel che riguarda i minimi di superficie, gli interventi sulle superfetazioni e i cambi di destinazione. Prego, Assessore. Sì, io non ho molto da aggiungere, nel senso che appunto sulla parte normativa del piano, le due cose per le quali è stata convocata la commissione di oggi sono appunto quelle che diceva il presidente, cioè le modifiche fatte sulla disciplina degli edifici 1 all'esito di quella discussione dove mi pare io in particolare, no? Cercai di avanzare una proposta che fosse, diciamo, capace di dare almeno in parte, no? Una risposta alle esigenze che alcuni di voi, insomma, avevano sollevato, ma al tempo stesso non mettesse, diciamo, in crisi, in discussione gli elementi fondanti del piano, che poi saranno anche verificati nella conferenza finale dei servizi. E quindi niente, si tratta di capire se la norma così come l'abbiamo scritta, no, corrisponde, diciamo, a quella proposta che io avanzai, al netto poi di opinioni diverse, che quelle ovviamente sono legittime. E sul Cavanis, niente, la proposta raccoglie anche lì una discussione che era stata fatta in commissione e poi è frutto di una procedimentalizzazione che il segretario ha voluto, diciamo così, cristallizzare in modo chiaro e trasparente, nel senso che il segretario ha ritenuto opportuno, il segretario comunale che è anche il dirigente del settore, ha ritenuto opportuno che quella proposta che il sindaco aveva avanzato in commissione fosse cristallizzata a livello di delibera di giunta, in quanto appunto espressione di una volontà rappresentata dal sindaco, no? E quindi era corretto, insomma, dal suo punto di vista e anche dal mio, in modo molto trasparente, no? Cristallizzare quella proposta in una volontà, no? Della giunta. Il sindaco rappresenta l'unità della giunta. E poi, sulla base di questo, introdotta come integrazione all'osservazione d'ufficio che ha fatto l'ufficio, perché la giunta, appunto, cristallizzando quella proposta, ha detto all'ufficio, no? Falla propria e sottoponila all'attenzione della commissione. Quindi niente, si tratta di, come dire, di sentire da voi se
insomma, alla luce, no, delle proposte di modifica normativa che vi sono state inviate, ritrovate, no, in queste proposte, non dico tutto quello che avreste voluto, perché probabilmente tutto quello che avreste voluto non c'è, ma quantomeno la traduzione corretta, no, di quello che era stato detto in commissione, a sintesi, diciamo, di questo tipo di discussioni. Già che ci sono, vi do conto del fatto che per quello che riguarda la procedura di VAS, si è conclusa, se non vado errato, lunedì e non ha dato luogo a nessun tipo di richiesta di modifica del piano. Quindi il subprocedimento di VAS si è concluso senza modifiche e per quello che riguarda invece il parere del Genio Civile, ve lo dico insomma con grandissima trasparenza, io insieme all'ufficio sto cercando di capire quando arriverà, è questione di giorni, cioè potrebbe arrivare già domani o domani l'altro, oppure all'inizio della prossima settimana. Cercherò di averlo chiaro prima della conferenza dei capigruppo di domani, in modo tale che il Consiglio Comunale possa calendarizzare i lavori e, ovviamente con la pratica completa, perché a questo punto manca soltanto il parere del Genio Civile. Vi posso dire questo, e quindi in qualche modo anticipandovi quello che probabilmente ci troveremo scritto. Allora, una previsione di opera pubblica ci hanno chiesto di stralciarla. Si tratta del parcheggio che era stato previsto a Casoli. Questo perché loro valutano che le condizioni di rischio geologiche di quell'area siano incompatibili, almeno allo stato, con la progettazione di un parcheggio. Vi faccio presente che resta, perché è una regola generale che noi abbiamo introdotto nel piano, la possibilità di un allargamento della sede stradale. Tra l'altro vi ricordate, il parcheggio l'avevamo previsto in fregio alla strada. Quella norma, diciamo, il Genio Civile non ce l'ha contestata. Naturalmente, chiunque, insomma, amministrerà, perché ormai si parla del futuro, dovrà in ogni caso misurarsi con questo problema del rischio geologico, nel senso che al di là che loro ce lo segnalino ora, chiedendoci di stralciare il parcheggio come previsione, anche, diciamo, no, se questa cosa gli fosse sfuggita, è un problema che in fase di progettazione dell'opera pubblica si sarebbe riproposta. Quindi, come credo che la trasparenza della consapevolezza sia un fatto semplicemente positivo, nel senso che, no, amministrare significa farsi carico, insomma, concretamente dei problemi che ci sono. Poi ci sono altre tre previsioni sulle quali probabilmente arriverà un parere dove ci ricorderanno, ci indicheranno delle necessità. Da quello che diciamo che so, queste tre previsioni sono, e poi vi dico in cosa consistono, diciamo, probabilmente le raccomandazioni. Queste tre previsioni sono un parcheggio a pedona, un parcheggio a Montebello e la strada Ghiaie-Frati. Su queste tre previsioni il Genio Civile ci dirà, per quello che ci è dato capire, queste opere sono fattibili a determinate condizioni di fattibilità che dovranno essere verificate e previste nella progettazione dell'opera pubblica. Ok? Qui c'è un problema, ve lo rappresento, credo che sia utile che lo sappiate, di carattere normativo, cioè la norma praticamente c'ha un, come vi posso dire, c'ha un buco, nel senso che non risolve un equivoco, nel senso che il Genio Civile sostanzialmente si trova a maneggiare una norma che dice: quando tu prevedi delle opere pubbliche in delle aree dove l'opera si può fare, ma a certe condizioni di fattibilità, il piano deve indicare, no, quali sono queste condizioni di fattibilità, no? Succede? Succede che chiaramente a volte per avere una condizione
specifica, no? Delle condizioni di fattibilità, ti devi progettare un'opera pubblica, ok? A un certo livello di definizione. Ma se tu progetti un'opera pubblica a un certo livello di definizione è perché c'hai la previsione urbanistica, cioè l'ufficio tecnico non può fare progetti definitivi senza la previsione urbanistica, ok? Quindi il problema della gestione di questa norma è che, interpretata, diciamo, in modo rigido, no? Porta a dire: o c'hai un progetto di opera pubblica oppure io certe previsioni non le posso inserire. Però un progetto di opera pubblica presuppone la previsione urbanistica, se non si può proprio fare. Noi non possiamo, no? La legge non consente di approvare un progetto definitivo senza una previsione urbanistica. Quindi, diciamo, la sintesi che è stata trovata è che loro ci diranno sostanzialmente su queste tre opere: va bene la previsione urbanistica, però l'efficacia di quella previsione urbanistica è subordinata alla individuazione, no, delle condizioni di fattibilità dell'opera che dovrà essere fatta al momento della progettazione. Per essere molto pratici, la fratighiaie, se la fai in certi modi è compatibile con il rischio idraulico, se la fai in altri modi non è compatibile con il rischio idraulico, dipende da come la progetti, va bene? E chiaramente questo sarà un problema della progettazione. Quindi, su queste tre previsioni ci diranno questa cosa, ci diranno va bene, però occhio perché quando andate a fare il progetto dovete, no, stare attenti ad assolvere alle condizioni di fattibilità. Invece sul parcheggio di Casoli ritengono che non ci sia proprio la compatibilità in questo momento fra la previsione e appunto il rischio in quel caso geologico. È corretto che la commissione lo sappia, dopodiché, come vi posso dire, c'è ben poco da fare, nel senso che il piano deve essere conforme alle norme sul rischio idraulico e sul rischio geologico, quindi non è che noi possiamo dire si fa come ci pare. Io ho spinto con i tecnici che ci assistono affinché tutte le volte in cui la compatibilità tra la previsione e il rischio ci poteva essere sulla base del tipo di progetto che fai, le previsioni fossero salvaguardate. Su quella di Casoli, la valutazione che dà il genio civile è che non è un problema di come la progetti, tanto per essere chiari. Lì c'è un corpo franoso e secondo loro il livello attuale della pericolosità non è compatibile con la realizzazione di un parcheggio. Questo è quello che probabilmente, diciamo, verrà fuori dal parere del genio civile, che è atteso a giorni. Per giorni intendo dire domani, domani l'altro, lunedì. Questi giorni qui. Però mi sembrava corretto anticiparvelo, visto che siamo Simo, qui. sì, ma ti volevo chiedere una cosa, ma che vorrebbe dire te la fratighiaia la puoi fare secondo il progetto, secondo il progetto che fai? Non capisco. Cioè, No, allora mi spiego meglio, Riccardo, probabilmente mi sono spiegato male. Allora, il genio civile, diciamo così, ha delle norme in mano, no? Che deve applicare. Ok? Queste norme, se interpretate in modo rigido, direbbero: prima mi fai il progetto dell'opera, va bene? Quando mi hai fatto il progetto dell'opera, siccome io, analizzando il progetto, no, posso verificare il rispetto della normativa idraulica, allora te lo faccio mettere nel piano regolatore. Mi segui? Tant'è che nelle varianti puntuali, cioè nelle varianti legate all'opera pubblica, no? Se io vado a un consiglio comunale e faccio una variante per fare un'opera pubblica, succede esattamente questo, no? Cioè, te progetti l'opera, vai in consiglio, fai la variante e quando il genio civile ti deve dare un parere, c'è il progetto dell'opera pubblica, ok? Che succede? Che questa norma, calata su tutto un piano operativo, non funziona. Perché non funziona? Perché io non posso avere tutti i progetti definitivi ed esecutivi delle opere che prevedono il piano, no? Per la semplice ragione che la legge prevede che quando io in giunta approvo un progetto definitivo, ci deve essere già la previsione urbanistica, ok? Quindi è un cane che si morde la coda, perché se tu, genio civile, mi dici: prima di inserire l'opera nel piano, fammi il progetto, ma io il progetto non lo posso fare se l'opera non è inserita nel piano. Te capisci che non se ne esce, ok? Allora il genio dice semplicemente:
Se io stessi ad un'interpretazione rigida della legge, ti dovrei dire, per il momento queste opere non ce le metti nel piano, queste tre opere, cioè Frati Ghiaie, un parcheggio a Montebello e un parcheggio a Pedona. Perché? Perché mi devi far vedere il progetto prima di inserirle nel piano. Siccome io gli dico, ma io il progetto non te lo posso far vedere se non le inserisco nel piano, perché c'è un'altra legge che mi dice che per approvare i progetti li devo inserire nel piano. Troviamo una soluzione. La soluzione che il genio, insomma, dovrebbe indicarci è quella di dire, va bene, ha inserito queste previsioni nel piano, naturalmente l'efficacia di queste previsioni urbanistiche, no, è subordinata al fatto che tu poi mi faccia un progetto che mi dimostri che, no, tutte le condizioni di rischio che ci sono in quelle aree te le hai affrontate. Ok? Non so se mi sono spiegato Scusa meglio. Simone se ti interrompo. Sì, quindi riferendoci in specifico a quella strada, è la messa in sicurezza del processo. Ma ascolta, io non ho le competenze per entrare a questo livello di dettaglio, però ho capito che quella strada lì dipende da come la progetti. Cioè, ti dico quel che ho capito. Se in questo momento, senza mettere in sicurezza il corso d'acqua, tu facessi una strada a raso, probabilmente non ci sarebbero le condizioni per realizzarla, ok? Se invece fai la messa in sicurezza del corso d'acqua, oppure ti faccio un'ipotesi che probabilmente non è nemmeno praticabile, ma è per capirsi. Tu creassi degli elementi di sopraelevazione della strada, no? Rispetto al fiume, probabilmente è fattibile, cioè è una di quelle opere che a seconda di come intervieni la puoi fare o non la puoi fare. Allora il genio ti dice, secondo me, prima di metterla nel piano dovresti avere un progetto, no? E io gli dico, ma non posso mica progettare un'opera di milioni di euro se non ce l'ho nel piano, perché violo la legge. E quindi la soluzione che è stata trovata è questa qui. Cioè io la metto nel piano, dopodiché le condizioni di efficacia di quella previsione dipendono da come fai il progetto. Mi sono spiegato meglio? Mi sei spiegato bene, io aggiungo una cosa, non si farà mai quella strada. Questo io non lo so. Però ecco Riccardo, io non me la sono sentita di dire No, leviamola. Spiego. però ho capito bene. Simone e Commissione, scusate, ci siamo collegati adesso io e Roberto perché stavamo parlando con il Genio Civile. Perché mi aveva contattato Leonardi. Ora non so, ma da quello che dice Simone, mi sembra che forse Simone parlavi di quelle problematiche per il Sì, parere. Allora, spiegavo a loro quello che ci aveva anticipato il genio civile, così informalmente. allora, parlando con Leonardi, sembrerebbero risolte le due situazioni, quella delle Frati Ghiaie. Il parcheggio di Montebello rimarrebbe sempre la problematica del parcheggio di Pedona, quello alla Bastianella. Ok, cioè lì lui ritiene che ci sia un problema in assoluto di Perché mobilità? è ubicato in un'area a rischio geologico, geomorfologico. Per lui andrebbe bene se l'area venisse spostata, però chiaramente si crea un problema a questo punto urbanistico, perché se sposti l'area in un'altra zona non hai dato la possibilità ai proprietari Certo. di conservare e così via, quindi non è fattibile, ecco, Ecco, come quindi la previsione del parcheggio alla Bastianella, secondo lui, cioè non è un problema progettuale, ma è un problema di sicurezza geologica. Via. sì, perché dice doveva essere individuata un'opera di, come dire, messa in sicurezza che non è stata individuata, ma perché il discorso si riallaccia a quello che stavi dicendo te. Se io non ho il progetto, non so neanche individuare un'opera di messa in sicurezza perché non ho la geometria, diciamo. Ma lì c'è una frana grande sulle Ah, carte. dice Roberto che c'è una frana grande. Io ora questo non lo so perché non ho fatto la verifica delle carte. Quindi, casomai, quella previsione lì potrebbe essere stralciata. Vediamo, e d'altra parte, ripeto, qui c'è poco da fare, non so se mi sono spiegato con la commissione, cioè non è che siamo noi che prendiamo questo tipo di decisioni. Noi interloquiamo, però dopo, cioè,
diciamo, il principio che è stato assunto anche da parte loro è che quando una compatibilità ci può essere, la previsione la mantengono. Tant'è che, vedete, Manola ci confermava, Fratica, Ghiaia e Montebello ci sono delle situazioni di rischio, ma gli va bene che ci sia la previsione perché a seconda di come progetti l'opera risolvi il problema. Qui probabilmente lui ha dei dubbi, Manola, proprio sul fatto che sia superabile il fattore di rischio, perché è chiaro che se c'è un problema di frana, non, cioè, va capito se è superabile come. Io sono disarmato, come posso dirvi, non so che cosa dire, nel senso che ne dobbiamo prendere atto se è così. Ora, magari. Può dire poco, Eh? può dire poco. E per gli altri parcheggi lui accetta il discorso che dicevi te in fase di progettazione di fare questi approfondimenti, Perché non c'è un contrasto. perché appunto Perché non non c'è c'è un un. contrasto in astratto, sì, chiaro, chiaro. Sì. Scusate un attimo, ma alla Bastianera dove l'avevate previsto il parcheggio? Perché nel primo mandato era stato previsto in un punto. Dimmi un po' se è il solito punto di quel momento o no. Si può aprire la planimetria Antonella col parcheggio della Bastianella? Dove c'è cascato l'albero, dove c'è la marginetta, dove c'è la strada che va alla Bastianella, lì sopra, sulla sinistra. Praticamente è lì vicino alla scuola. No, No, oh no, sì, non c'è neanche nulla a che vedere la dall'altra scuola. parte, è No, proprio la sullo scuola quella chiusa, spostamento. dismessa, non c'è nulla a che vedere. È sul No, crinale, sta è sul cima alla guardia, dai. la strada che va alla Bastianella. Sì, non A c'è. sinistra. Non ho La presente nemmeno Bastianella io. è là giù in fondo. Bastianella in È fondo. lì molto. Eccolo lì, Bastianella. Sì, ho capito. In effetti in uno dei primi sopralluoghi che fu fatto non era qui, ma era più avanti. Comunque va bene così. Ok, va bene. Guardate, la frana Ah, la dove vedete anche scolletti, dove praticamente, sulla puntina scusate, della dove vai anche Pantelleria. a 20, lì ci vai anche a 20, all'antenna. No, dalla quarta opposta vai a 20, di qui a Montesu Capito arrivi in me, ho 5. capito dov'è, sì, sono capito. Ma Scusate, e posso questo. dire io una cosa, Graziano? Volevo dire una cosa, no, però sei finito, eh? Sei finito, Graziano. Quel pezzetto, diglielo. No, volevo Quel dire una pezzetto, vai cosa. tranquillo, vai. Volevo dire una cosa su questa previsione qui, poi Graziano, se sbaglio, mi corregge. Siccome a qualche sopralluogo di qualche opera pubblica ho partecipato anch'io, e questo è stato uno di quei casi. Tra l'altro c'era anche Roberto quella mattina e forse anche la Manola. Noi qui, se vi ricordate, si era fatta questa ipotesi anche in commissione. Si era prevista quest'area di parcheggio con uno scopo che non era soltanto il parcheggio, ma era anche quello di creare una specie di belvedere, no? Perché questa strada è soprastrada sulla sinistra, diciamo entrando nella via della Bastianella, e c'è un bel affaccio verso il mare. Tant'è che Graziano si ricorderà che per diciamo, soddisfare i bisogni di sosta che c'erano lì, noi avevamo anche ipotizzato più avanti, se mi ricordo bene, un allargamento stradale. Allora, perché faccio tutto questo panegirico? Per dire che cosa? Che noi con la norma dell'allargamento stradale possiamo comunque agire in questa zona, diciamo così, per ricavare magari lateralmente dei parcheggi. E vorrà dire che se quell'area non è fattibile dal punto di vista geologico, perché c'è una situazione di frana, nulla vieta, come dire, magari di recuperare il belvedere in un'altra forma. Cioè, non credo che lì non ci possa essere una risposta al bisogno di sosta che riguarda un gruppo di cittadini, ecco, non è che è importante, eh? Sei d'accordo, Simone, Graziano? no, non sono d'accordo. Simone, allora qui è stata disegnata male, tanto per essere chiari, perché se tu vedi ci sono delle curve di livello è normale che ti dicano che qui viene giù tutto, perché quella che avevamo visto su questa strada qui è un pochino più avanti, vedi che c'è scritto 360, se te guardi c'è tutto un pianaccio bello pari e se ti ricordi lì si entrava bello pari nel terreno, senza, esatto, in quel punto lì. È stato disegnato male, è per quello che dall'altra parte ti hanno detto, ti hanno risposto picche.
Poi quello che si era visto invece è Era più ancora più avanti alto. ancora, era più avanti Guarda, ancora. qui ci sono le case, c'è quel pezzettino verde che si intravede su in alto, vedi, Sì. su in alto si vede quel pezzettino, era lì davanti alle case il parcheggio, che si era visto perché, visto che le case sono là e tutto quanto. Ma siccome questo qui che è stato disegnato male e giustamente ti hanno detto, ti hanno risposto che non va bene perché lì è in frana, ma di qua è dove si era visto noi. Che te dicesti è tutto, si fa il belvedere, si entra qui, qui non occorreva neanche far nulla proprio. Te aprivi la rete, entravi dentro È tranquillamente, vero, senza tanti problemi. È stato hai ragione. sbagliato dove è stato disegnato. Punto. C'è altro da discutere. Ascolta Graziano, ti faccio questa domanda. Secondo te sbaglio nel dire che però le esigenze di sosta che sono lì, per quello che capii anche quando si fece quel sopralluogo lì, un allargamento stradale, diciamo, lungo la fascia che dici te, potrebbe in buona parte risolverle, cioè facendo un parcheggio all'isca. Di pesce lungo la via Bastianella più avanti, ti torna o non ti torna questo Ma aspetto? ascolta, qui fino là dove si è visto quel pianaccio lì, è tutto pari. Praticamente c'è quel pezzo là che è pari. Qui se tu allarghi la strada, è allargato la strada e ci si passa con due macchine. Cioè ci si scambia discretamente bene. Ora come ora non ti ci scambi, insomma, c'è da fare manovre e compagnia varia al momento attuale. E comunque sia, ripeto, ma per un motivo che te lo dico, te l'ho già detto e te lo ridico un'altra volta, che lì è stato disegnato male. Perché non era cubo. E allora, se è così, e Roberto lo conferma, mi pare c'è poco da dire, ci siamo sbagliati, si leva questa previsione sbagliata, chi vorrà fare il parcheggio alla Bastianella presenterà un progetto in consiglio comunale insieme ad una variante e vorrà dire che si farà così. Ma D'altra parte, volevo. gli errori nella vita si fanno, ci se ne prende la responsabilità e fine della trasmissione. Volevo dire una cosa io, ma allora forse io se è quella zona lì che lì c'è proprio esigenza di un parcheggio così grosso in quell'area? Cioè, io non mi ricordo che sia L'esigenza così. di parcheggio c'è e ti spiego, No. già fatto in quel punto che ti dicevo prima io, No, sì, ma vabbè, scusa, dimmi, volevo finire il ragionamento. Un vorrei che fosse stato fatto lì, quest'area. Proprio, non proprio come idea di un parcheggio fino a se stesso, ma proprio più come area di belvedere. Ecco, No, che la vedrei fatta bene. hai ragione, ma il belvedere, Riccardo, ce l'hai già fatto di qua, è già pronto, non c'è da lavorarci nemmeno, proprio non c'è neanche da farci nulla, cioè volendo, è già Sì. fatto. È un po' come No, però. un Scusa Graziano, però Riccardo ha ragione in questo senso. Seguimi un attimo nel ragionamento. po' più. Siccome noi volevamo fare l'operazione che dici te, cioè in quell'area che dici te, che era bellissima anche dal punto di vista del belvedere, l'intenzione è quella che dice Riccardo. Qui probabilmente c'è stato un errore proprio cartografico, come posso dire, di cui nessuno di noi si è accorto. Perché io ve lo ricordo anche, l'abbiamo discussa questa in commissione. Se si torna indietro nel tempo, l'abbiamo anche discussa. Noi si disse questa previsione ha senso, no? In funzione di un belvedere, perché anche noi avevamo, ti ricordi, Graziano, fatto quella valutazione lì, cioè che una parte potesse essere un parcheggio e una parte potesse essere un belvedere. Anch'io ho l'impressione che probabilmente un allargamento stradale possa, come dire, comunque essere una risposta, forse non del tutto soddisfacente, ma una buona risposta, perché poi qua. Non è che lì c'è un'urbanizzazione particolarmente intensiva, c'è un gruppo di case, per amor di Dio, importante, però non è che non abbiamo mai ipotizzato, no, una previsione di decine di parcheggi auto. Quindi, ora, poi è vero, la strada è stretta, quindi magari se l'allarghi, si presta anzitutto, no, al doppio passaggio in modo più agevole. Però è anche vero, insomma, che se nelle frazioni tu allarghi le strade, poi l'allargamento diventa anche una risposta al tema della sosta, no? Quindi, perché io credo che Riccardo si interrogasse dal punto di vista anche del rapporto fra l'urbanizzazione che si fa e la qualità dell'ambiente, che lì è molto elevata, no? Quindi, Esatto. insomma, Esatto, è la così. previsione è sbagliata, c'è poco da fare, ce ne prendiamo la responsabilità. Sì. Dopodiché, ecco, forse con gli strumenti che abbiamo qualche cosa è recuperabile in senso positivo. Ecco.
Ci sono interventi? L'ufficio ha detto qualcosa sulla questione appunto genio? No, vuol dire qualcosa l'ufficio sull'osservazione sua o sulla VAT? Se no do la parola ai commissari per quel che riguarda le questioni del Cavanis e della norma sugli uomini. Allora, l'ufficio non dice nulla, quindi ai commissari. Io volevo chiedere se si può rileggere la norma del territorio sparso, perché devo essere sincero, in questi giorni non ce l'ho fatta perché ero alle prese con la redazione del bilancio di esercizio, quindi mi ha richiesto tanto tempo, quindi se si potesse ridare un'occhiata, tutti Allora, insieme. comma 6, rapidamente, comma 6, articolo, eccolo lì, lo vedete? È stato riscritto in questa forma. Volete, mentre Sì, vogliamo. no, allora la formulazione è quella che noi avevamo già utilizzato ora, ma è questo? Scusa, Jacopo, è questo qui? Non è questo, no, non è questo. Non è Ma mica volevate questo? quale? Scusatemi, ma quale Quello norma degli si... uno, quello degli uno, Gli uno, Antonella. Antonella. È l'articolo L'articolo 6 16,6. di quale norma? Comma 6, sì, Ho detto sopra. il 17, scusate. Eccolo. Perfetto. Sì. Eccolo. Allora, lo leggo io e lo commento, va bene? Limitatamente ai soli edifici sparsi o isolati di impianto storico, classificati di pregio architettonico 1. La dimensione delle unità immobiliari di cui al precedente comma 2 può essere ridotta a quella minima indicata dal DM 5 luglio del 1975, nei soli casi in cui il proponente si impegna alla realizzazione di un alloggio prima casa convenzionato. In particolare, l'intervento è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione da stipulare con atto pubblico nella quale si preveda l'obbligo del richiedente a risiedere nell'alloggio oggetto della convenzione e a non trasferire ad alcun titolo ad altri la proprietà dello stesso né a concedere il suo utilizzo ad alcun titolo. Tale obbligo deve essere garantito per un periodo non inferiore a 15 anni decorrente dalla presentazione dell'agibilità dell'ufficio. La convenzione dovrà individuare il soggetto che usufruirà dell'alloggio convenzionato, lo schema sarà approvato dal Consiglio Comunale. La convenzione avrà sempre ad oggetto un'intera ed unica unità immobiliare, ancorché inerente a un immobile preesistente. In caso di inadempimento agli obblighi convenzionali, l'intervento concesso sarà ritenuto abusivo. Questa è la norma pari pari che abbiamo anche, no, sul cambio d'uso diverso dall'I1. Questa dico della convenzione. Mentre la prima parte della norma fa riferimento al fatto che la superficie minima per il cambio d'uso è quella indicata dalla legge nazionale, che è il DM 5 luglio 1975. Poi l'intervento è ammesso all'interno del residuo di pertinenza, come definito al precedente articolo 5, a condizione che gli edifici siano effettivamente dotati di essenziali opere di urbanizzazione primaria e a tal fine devono essere serviti dalla viabilità pubblica o dalla viabilità privata regolarmente autorizzata, collegata con la viabilità pubblica, ed essere almeno serviti dalle dotazioni infrastrutturali dei servizi di approvvigionamento idrico e di approvvigionamento energetico. Cioè, il senso di questa norma è: se vuoi fare il cambio d'uso, deve trattarsi, no, di un immobile che è già inserito in un'area, che ha le opere di urbanizzazione essenziali. Ovviamente, questa parte della norma è fondamentale per la compatibilità col PIT, della regione Toscana, e dal mio punto di vista, ma questo è soltanto il mio punto di vista, è anche molto opportuna, nel senso che io credo sia giusto favorire il cambio d'uso nelle situazioni in cui, no, ci sono già tutte le opere di urbanizzazione del caso. Favorirlo in zone dove le opere di urbanizzazione non ci sono rischia di provocare, a mio giudizio, dei danni ambientali e dei danni
paesaggistici. Però questa è l'opinione, diciamo, politica. Di sicuro c'è che è una norma che ci salvaguarda rispetto alla verifica di conformità al PIT che verrà fatta in sede di conferenza dei servizi. Quindi questa è la norma per come l'avevamo anche, diciamo, per come io l'avevo cercato di proporla alla commissione. Quindi, cioè, no, quindi volevo capire, cioè, quindi quando si parla può essere rotta quella minima indicata dal DM 5 luglio 75, è quella che si riferisce alle dimensioni minime nei centri storici? Sì, esatto. Guarda, Riccardo, se posso tradurre questa norma in un'immagine più plastica, no? È come se noi dicessimo: avevamo già consentito nei centri, no, storici questa possibilità, anzi, senza nemmeno l'obbligo dei 15 anni nei centri storici, la consentiamo anche al di fuori dei centri, ma comunque in zone, come posso dire, intorno ai centri minori, dove le opere di urbanizzazione ci sono già, no? Nel senso che paradossalmente, se no, ci potremmo trovare anche cittadini molto vicini ai centri minori che sono in una situazione, come dire, di urbanizzazione dove danni non ne fanno, che non possono fare il cambio d'uso. Invece questa norma esclude che il cambio d'uso si possa fare in aree collinari, tanto per essere chiari, che non sono servite dalle opere di urbanizzazione e quindi a tutela, diciamo, del paesaggio e dell'ambiente. Mi sembra onestamente, ecco, una norma equilibrata che viene incontro ad alcune, insomma, delle esigenze che Michela in particolare, ma anche altri commissari avevano manifestato. Ecco. Simone, tradotta in metri la superficie minima del DM della legge 75, lì quant'è? Tradotta in metri, no. Se la Manola non mi smentisce, ovviamente sono 28 metri quadrati, ma attenzione che dipende dal numero di abitanti che ci si insediano. Bravo. In che senso? Nel senso che in 28 metri quadrati ci può stare una persona, Manola, due, quante? No, una, è 38 due. No, una sola. 28 una persona, 38 due persone, giusto? Sì. Compresi i bagni. Ecco, bene precisato. Tutto la superficie. No, secondo me, cioè, questa dà qualche opportunità, no? Anche nei famosi immobili, edifici che si è visto che magari no, non si, e che si trovano a ridosso. Se noi facciamo mente locale a un po' di edifici che abbiamo visto, che abbiamo schedato in uno, ma che erano in zone dove l'urbanizzazione c'era, no? E quindi dove il tema era solo se preservare l'edificio come caratteristiche architettoniche, va benissimo questa norma, cioè favorisce la tutela del patrimonio storico inserito in aree dove danni all'ambiente non se ne fanno. Ecco, per essere Simone. Simone, io ho una precisazione soltanto dovuta di carattere tecnico più che di carattere, insomma, così. Cosa vuol dire essere serviti? Vuol dire che ci deve essere, cioè, la strada. No, quello va bene, strada siamo d'accordo, è una questione di utenza e gestione, no? Per cui essere serviti vuol dire avere un contatore, perché è evidente che non è così allo stato attuale. No, vuol dire... essere raggiunti. Vuol dire che te puoi fare gli allacci al servizio idrico e a quello energetico, no? Cioè, questo vuol dire che non hai, faccio per dire, che non hai bisogno di un'estensione, no? Della rete. Cioè, mi posso allacciare alla rete, o così come mi posso allacciare all'energia elettrica. Gli allacci, no? Gli allacci ovviamente sono, diciamo, si fanno... Già allacciato non può essere, no? Però è bravo, diciamolo bene, appunto. Appunto, no, l'osservazione che ha fatto Jacopo è giusta, voglio dire. Ma guardate, questo però non vi deve preoccupare, secondo me. Poi la Manola è qui, mi smentisce se sbaglio. È normale che l'allacciamento avvenga dopo il cambio d'uso. Però
vuol dire che te devi avere i servizi che ti arrivano per poterti allacciare, mi spiego? Ecco, questo sì, cioè nel senso che se invece serve una estensione dell'acquedotto, no, da parte di Gaia sulla strada pubblica, prima Gaia deve fare l'estensione dell'acquedotto e poi una volta che l'abbia fatta ti potrai allacciare, mi spiego? Scusa, ma mi sembra che ci sia scritto essere almeno serviti dalle dotazioni infrastrutturali. Sì, sì. Sì, no, ma è chiaro che voglio dire, le devi avere per avere l'abitabilità poi, no? Quindi voglio dire, il problema che si pone è giusto. Però era per dire che il livello di servizio, prima che tu possa attivare questa roba qui, non ce l'hai. Al limite ce l'hai dopo, no? Se intendi procedere in questo modo. L'infrastruttura ce l'hai, no? Un contatore della luce non ce l'hai mia, per esempio. Quindi è chiaro, magari non ti serve un palo più. Scusami. Di essere almeno serviti dalle dotazioni infrastrutturali intendevo che ci arrivavano già le reti, capito? Dicevo quello a cui te ti puoi attaccare. No, è questo appunto, cioè che ci possono arrivare le reti, no? No, io pensavo di essere almeno serviti dalle dotazioni infrastrutturali, che ci fossero già le reti, le infrastrutture dove te tu ti potessi allacciare. Sì, anche perché posso dirti una cosa, Jacopo? Posso dirti una cosa, Jacopo? Ho capito qual è il tuo dubbio, è precisato però tra parentesi, perché vedi, servizi di approvvigionamento idrico, tra parentesi acquedotto, cioè ci deve arrivare l'acquedotto, e approvvigionamento energetico, tra parentesi rete dell'energia elettrica, cioè il problema non è il contatore, il problema è che ci deve arrivare l'acquedotto e la rete dell'energia elettrica. Poi te t'allacci e giustamente magari il contatore lo metti quando t'allacci. Dicevo quello. Sì, no, ma è ipotetico poi, perché tra l'altro voglio dire, non è che nessuno si propone di fare un'operazione del genere in una situazione in cui ti devi accollare chilometri di rete, no? Anche in termini di costi, al di là dell'infrastrutturazione. Questa è proprio ipotesi, però è generale, perché per dare le condizioni a chi ci si trova di poter, insomma, non essere penalizzati da un verbo che è chiaro che non ci può essere, no? nella condizione precedente, cioè in quella successiva. Guardate, la norma vuole semplicemente scongiurare un fenomeno che a Camaiore, ma anche in altri comuni, no, rischia di esserci, cioè ti do il cambio d'uso, no? E poi però, siccome dopo alla casa non ci arrivi, no, ma chiaro, questo cominci, è chiaro. Cominci a, come dire, agire sull'intorno dell'immobile, no? Ecco, è questo il problema di a cui bisogna stare attenti. Questa norma ci garantisce, nel senso che te o ce l'hai la strada che ti ci porta, o ce l'hai le reti dove ti puoi allacciare, oppure se non ce l'hai, sì, purtroppo... Ma certo, ma il problema poi è l'accessibilità più che le reti, no? È evidente, insomma. Esatto, il tema fondamentale è l'accessibilità. Le reti poi vengono... Di conseguenza, come avete visto, non abbiamo fatto riferimento, come era stato chiesto in commissione, alla questione della fognatura, perché lì il tema può essere ovviamente affrontato in modo diverso e accade che sia affrontato già ora in modo diverso. Simone, un'altra cosa, io avevo capito, e lo dicevo a Jacopo prima, che su questa roba avevamo calato la convenzione a 10 anni, no, per il discorso del cambio d'uso. La verità no. Ma io allora ti dico, ne avevamo parlato in commissione di questa cosa qui, che a me questi 15 anni mi sono sempre, a parte mi è andato sempre giù male il discorso della convenzione, figuriamoci 15 anni, avevamo convenuto di portarli a 10 se non mi sbaglio. No, ma scusa, ma forse ho capito a cosa fai riferimento, cioè te fai riferimento non a questa norma in particolare, ma alla norma generale, cioè quella che vale per tutte le altre situazioni. E questa perché non ci rientra, Simone? No, allora è vero che ne abbiamo discusso a suo tempo, però è vero anche, vado a memoria ma non mi sbaglio perché è un tema che mi ricordo bene, che io ho rappresentato il fatto, e poi l'ufficio ne è testimone, che i 15 anni ci sono stati chiesti dalla regione, perché in realtà questa norma, Michela, esisteva già nel vecchio regolamento urbanistico, non questa, dico... La convenzione esisteva già nel vecchio regolamento urbanistico, e quando noi si fece la variante che la privide per la prima volta, noi andammo in regione con un'ipotesi di 10 anni, ok? E la regione ci disse chiaro e tondo che era un problema per loro se la convenzione era solo 10 anni, e noi, siccome sono temi delicati sul PIT, per evitare discussione abbiamo messo 15. Quindi è vero che in passato ne abbiamo discusso, Michele, è vero,
però alla fine è sempre rimasta 15 per questo motivo, mentre se ricordo bene è un pochino diversa quando si fanno gli ampliamenti legati alla prima casa, lì mi sembra che l'abbiamo potuta diminuire, ma non quando si fa il cambio d'uso. È come diceva Jacopo, sì, per gli ampliamenti dice a 10 anni, no? Ma diceva Jacopo, siccome sono c'è il cambio d'uso lo stesso in civile abitazione, che differenza c'è tra avere una civile abitazione che fa un ampliamento e una casa che diventa poi civile abitazione? Perché ci deve essere questa discriminazione di 5 anni? No, la differenza è urbanistica, no? Nel senso che in un caso la casa esiste già e te fai un ampliamento, e quindi, come dire, il peso, no, legato all'ampliamento è ragionevolmente giusto che sia inferiore, no, rispetto a quando cambi d'uso completamente tutto l'immobile. La differenza, Michele, è che in un caso la casa c'è già e non aumenta il carico urbanistico, nell'altro caso nasce una nuova casa come funzione, capito? E quindi la regione ci chiese proprio di differenziare, ci disse 10 anni vanno bene se una casa esiste già e voi gli date un ampliamento legato alla prima casa, va bene, ma se una casa non esiste, no, e diventa nuova come funzione, non come edificio, allora lì vogliamo, come dire, un elemento di garanzia maggiore. Ma guarda, è un problema che ci siamo ritrovati non ora, ecco, sin da quando introducemmo per la prima volta questa norma nell'RU. Quindi questo, e infatti è visto nel testo, abbiamo modificato quella parte lì a 10 anni, quella sull'ampliamento, perché lì ci si arriva, capito Michela? Invece su quest'altra fattispecie no. Quindi se si proponeva 10 anni la regione ce l'avrebbe bocciato? Sì, assolutamente sì. Qualche altro intervento? No, su questo non c'è altro. Allora, l'ultima questione che ci abbiamo è la scheda Cavanis. Anche su questo chiedo se ci sono interventi da parte dei commissari, trasmessa, ricordo, lunedì o martedì, non mi ricordo, ma insomma anticipata già alla commissione. Ecco, su questa cosa, Jacopo, se possiamo far vedere la parte, quella Antonella, dell'ampliamento, quella che prevede l'ampliamento, vai giù Antonella, quello sulle coperture, no. Oh, no, era sopra, torna sopra. Lì. No, non è questa. È la parte, non riesco a trovarla, dove si dice che l'ampliamento si dà solo se c'è la scuola. Manola? Mi sa che nella scheda, no? All'inizio, tipo direzione di categoria di servizio. Io non riesco a leggerlo ora. Allora, Antonella riesce a ingrandire, io non so come... L'abbiamo mandata comunque ai membri. No, ma volevo far vedere una cosa ai commissari che secondo me è molto... Sono altresì... Non è questo... Con vincolo a garanzia di rimozione in caso di cessazione dell'attività sportiva. No, questa è la parte sportiva. È di sopra. Parlo della parte dell'ampliamento. Sì. È di sopra. Sono altresì ammessi interventi volumetrica di addizione funzionale. Ecco, sono altresì ammessi interventi di addizione funzionale. Ancora. Questo qui, no? Al fine del miglioramento e aumento di attenzione dei servizi erogati con destinazioni di servizio. Sì. Ma l'abbiamo anche spiegato, anche precisato... Mi sembra, va un pochino indietro anche. Quando ci deve essere scritto scuola. Ah, c'è proprio scritto scuola, ok.
ci deve essere scritto scuola. Ora vi dico il perché. Scolastico, aspetta. Eccolo. Ecco. No. No, aspetta, dov'è? Torna, vai ancora indietro. Vai. Sì, ecco, la categoria di servizio. Aspetta. Direzione di servizio. Ha aperto quella giusta? Sì, mi sembra di sì. Ma hai aperto quella giusta, Antonella? No, no, stavo guardando, ma mi sembra l'ultima che mi ha mandato. Secondo me non è l'ultima questa. Perché noi avevamo chiesto, così lo anticipo alla commissione, di precisare che si trattava della scuola, cioè che l'ampliamento si giustificava solo in funzione della realizzazione di una scuola. Aspettate, l'ultima che mi hanno mandato è questa qui. Aspetta, mi risulta una inviata. Aspettate, sto controllando, Simone. Se no lo precisiamo, non è un problema. No, no, Simone, io quel punto che dici te non l'ho trovata. No, scusa, ma quella che c'ho io, c'è stato un equivoco, perché quella che c'ho io è scritto superficie edificabile, massimo direzionale di servizio, vediamo un po', è dopo i parametri, dopo 900? No, vai avanti. Ancora? Scusa Manola, ma in quella che c'è te cosa c'è scritto? Superficie edificabile, massimo direzionale di servizio, nel limite della sola categoria di servizio, tra parentesi, ampliamento funzionale, è qui, è saltato qualcosa, è andato... E qualora, ecco, alla fine della parentesi, e qualora esclusivamente riferita alla destinazione d'uso per attività scolastiche e per l'istruzione. Allora è saltata lì allora, sì. È saltata lì. Ma te, Antonella, hai messo quella che ti ha mandato Fabrizio? Ho sbagliato io, ho mandato anche i commissari, forse non me l'ha mandata, secondo me, l'ultima Fabrizio. Ma si può guardare le schede norma che ha mandato lui, se c'è questa? Sì, ora guardiamo. Ah, brava, sì, guardiamo, sì. Sì, è vero. No, volevo dire ai commissari che rispetto alla discussione che si fece, noi abbiamo voluto legare l'ampliamento soltanto all'attività scolastica. Perché? Perché questo ha anche una logica rispetto alle previsioni generali del piano, nel senso che noi abbiamo dato la possibilità alle scuole di ampliare, no? Alle scuole pubbliche. Quindi ci sembrava in una logica... Sì, ok. Questa qui è l'ultima inviata, scusatemi. È questa qui, guardate. Oh. Oh, e qualora esclusivamente riferita alla destinazione d'uso per attività scolastiche e per l'istruzione. Cioè noi vogliamo dire, se fate una scuola vi prendete 900 metri quadrati in più perché vogliamo favorire l'attività scolastica come la favoriamo anche nelle scuole pubbliche, diciamo così. Ma se non fate la scuola, l'ampliamento non c'è, ok? Mi pare chiaro. Invece volevo vedere una cosa sulla parte sportiva. No, io invece non ho capito bene. Volevo ricapire bene, cioè quei 900 metri. Sì, l'ampliamento, Riccardo, è legato soltanto al fatto che loro facciano una scuola. Se non fanno una scuola, l'ampliamento non c'è, ok? Ho capito. Quindi, ma era una loro richiesta, cioè l'ampliamento c'è, cioè, no, per capirlo. Sì, loro ritengono di aver bisogno di un ampliamento
momento per poter organizzare tutte le attività legate alla scuola. E siccome noi si fa dato, siccome noi si fa una valutazione che va bene, no, che nasca una scuola in un comune come il nostro, gli aiutiamo a fare una scuola, no? E diamo una mano ad alzare il livello, diciamo, del diritto dell'istruzione, della tutela del diritto dell'istruzione nel comune. Però se mi fai una scuola, siccome nella categoria di servizio ci stanno anche cose molto diverse dalla scuola, abbiamo voluto precisare che 900 metri quadrati in più si fanno se c'è uno scopo di carattere educativo. Ecco, va bene. Ci sono interventi su questo? Io se Jacopo, la scuola, dico, sarà privata, chiaramente, sì. Sì, la scuola è privata, anche se c'è, insomma, una convenzione che potrà aiutare a, diciamo, avere, no, delle forme di interesse pubblico legate sia all'utilizzo delle strutture sportive, sia anche qualche, insomma, agevolazione per l'attività stessa, nel senso, loro vorrebbero, da quello che ho capito, istituire delle borse di studio legate al territorio del comune, no? Per magari dare una mano agli studenti, insomma, più meritevoli, che per ragioni di reddito non si potrebbero permettere magari di andare alla loro scuola e che volessero andarvi, insomma. Quindi è una scuola privata, certamente, Michela, su questo non ci piove. Però è una scuola in più, no? È una scuola in più e non una in meno, insomma, cioè, di tante forme di recupero di quell'immobile, questa è una delle migliori, no? Auspicabili, insomma. Potrebbe diventare anche paritaria, chi lo sa. Appunto, sì, privata non vuol dire che non possa far parte del sistema pubblico, no? Privata riconosciuta è già paritaria, quindi penso che ambiscano, no, a questa. Io credo di sì, io credo assolutamente di sì. Volevo vedere una cosa, Antonella, se sposti in giù un momento, perché ora ho chiuso quello che mi avete mandato voi, sulla parte sportiva. Ma rispetto a quello che ci è stato inviato, c'era solo questa modifica scolastica o c'è anche qualcos'altro? No, non mi sembra. Sembra, no, mancava solo quella lì. Scendi pure in giù, Antonella. Per me. Sì. L'altra cosa che era stata precisata, ma mi sembra che ce l'avevate già nella versione inviatavi. Ecco, vedi, comunque vi rimando quella corretta. Anche qui è precisato, vedi, anche qui è precisato, Simone, è riferiti alla sola destinazione d'uso scolastica e per l'istruzione. Sì. L'altra cosa, ma l'avete già vista nella versione, diciamo, che avete visto voi, è che le coperture degli impianti sportivi sono legate all'uso sportivo degli impianti, cioè si rimuovono al cessare dell'utilizzo. È la convenzione, anche, no? Sì, con la convenzione. Esatto. Vedete, convincolo e garanzia di rimozione in caso di cessazione dell'attività sportiva. Quindi ci sarà la convenzione che prevede questo, poi, come prevede la norma. Ecco, la domanda che facevo è questa, è più che urbanistica e tecnica in realtà. Loro avranno sicuramente necessità di fare questi interventi di riconfigurazione, rifunzionalizzazione, ristrutturazione degli impianti sportivi? Perché sarebbe molto opportuno che entrasse in gioco una convenzione a favore degli abitanti di Capezzano, no? su queste funzioni sportive qui. Però no, è molto, scusa Jacopo se ti interrompo, la norma è molto più rigida di come dici te, cioè se loro vogliono intervenire sugli impianti sportivi va fatta la convenzione all'uso pubblico, sì, altrimenti non possono intervenire. Altrimenti non possono tenere, però si possono, esatto, tenere per come sono. Allora mi domando, sono realisticamente in condizioni di mantenerli per come sono? No, oppure... no. Loro devono per forza passare dal convenzionamento all'uso pubblico, nel perché senso che lo stato attuale dei luoghi non gli consente un'utilizzazione. Ok,
No, io quello, la mia premura è che scatti il convenzionamento, insomma. No, scatta per forza. Infatti vedi che c'è scritto attualmente degradati e dequalificati. Vedete che cosa c'è scritto? Rifunzionalizzazione e ristrutturazione degli impianti sportivi esistenti attualmente degradati e dequalificati. Quindi loro ci devono per forza mettere in mano e, come ci mettono mano, devono fare il convenzionamento con noi. Loro attualmente sono in attesa, cioè non hanno ancora fatto niente in realtà. Allora, loro, per quello che ho capito, ma non ho, diciamo, riscontri dall'edilizia privata perché non glielo ho chiesto e non so neanche se loro abbiano già presentato qualcosa, però per quello che mi è dato capire, loro potrebbero, allo stato attuale della normativa, intervenire sull'edificio esistente, no? Sulla parte dove una volta c'era la vecchia scuola Cavanis, perché ovviamente Jacopo sull'edificio esistente hanno voglia di fare manutenzione straordinaria, eccetera. Chiaramente tutto il resto viene una volta che il piano sarà approvato e con un progetto che dovrà passare dal Consiglio Comunale. Quindi mi sembra abbastanza chiaro che questo sarà, però questa è una mia previsione, una delle prime cose che vedrà la nuova amministrazione in Consiglio Comunale. Cioè trovo difficile che loro riescano a presentare un progetto prima della scadenza del mandato. No, chiaro, è evidente. No, mi riferivo a però loro possono, minori, però, loro possono già, però loro possono già intervenire sull'edificio esistente sicuramente con la manutenzione straordinaria, insomma. E oggi la manutenzione straordinaria ti consente, no, parecchie cose a parità di superficie, volume, eccetera. Poi Manola è qui, mi può, Manola, ti torna quello che dico? Sì, certo, se no sarei intervenuta. Ok. Va bene, io non ho altro. Altri interventi, commissari? No, io non credo. Ora poi la riguardo meglio, ma insomma. Bene, a questo punto quindi potremmo procedere in questo modo. Allora, o non l'osservazione dell'ufficio va votata, perché certo, è una delle osservazioni, quindi possiamo votare l'osservazione dell'ufficio, che è l'ultima che resta. Poi dobbiamo dare il parere definitivo, insomma, il parere unico sulla la pratica, che va in Consiglio Comunale. Quindi, se Alberto Iacomini si fa vedere, intanto possiamo votare l'osservazione d'ufficio, proviamo a chiamarlo. E ecco, poi, Presidente, mentre te cerchi, Alberto, Manola? Sì? Manola? Sì. Una domanda. Quindi il Presidente mette in votazione, correggimi se sbaglio, l'osservazione d'ufficio come integrata dall'ufficio stesso, per quello che riguarda la scheda Cavanis, per le parti in verde, su richiesta, diciamo, della Giunta, giusto? Sì, perfetto, così. Okay, cioè quindi voi votate l'osservazione d'ufficio integrata delle parti in verde della scheda Cavanis, che sono appunto la proposta, no, che il sindaco ha rappresentato in commissione e che è stata cristallizzata in una delibera di Giunta. Che tra l'altro vedete anche nell'estratto della tabella che ci ha mandato l'ufficio, è vero o no, Manola? Sì, abbiamo mandato l'osservazione d'ufficio, di modo che... Che contiene anche il Cavanis, sì, ok. Contiene, sì, anche, sì, il Cavanis, e in più tutti gli altri elementi, come vedete è proprio un elenco, come dire, della spesa, anche un po' noioso, perché volta per volta abbiamo segnato gli errori che riscontravamo, insomma, essenzialmente sono errori proprio molto ridotti, insomma, niente di particolare, niente da segnalare. Io queste qui, ora devo essere sincero, non l'ho letta, io, è la prima volta che mi capita, non ci ho avuto tempo. Io, se mi garantiste che, insomma, che è un po' tutto, sono errori formali, non c'è nulla di sostanziale, vorrei questa conferma. La questione, sì, sostanziale è quella del Cavanis che ci ha riportato dentro. Bravo. Poi non c'è niente di cui abbiamo parlato. Sono perimetrazioni
che non tornavano, abbiamo trovato zone piccole magari dove non c'era, in zone agricole, no, che non c'era il colore, fasci di rispetto da ridisegnare, insomma cose tecniche, ecco. No, l'osservazione d'ufficio no. Dobbiamo confermare un certo punto. E diceva? No, diceva, dice, accoglimento... No, concordare con quello che diceva. Roberto diceva, non ho capito, anche con lo... come dire... No, ma Roberto diceva... L'osservazione dei geometri o degli architetti, ma nell'osservazione d'ufficio non c'è, c'è l'osservazione degli ordini collegi. No, ma scusate, ma secondo me Roberto voleva semplicemente dire che nell'osservazione d'ufficio ci sono alcune delle modifiche normative di carattere generale che via via abbiamo analizzato quando guardavamo le NTA e c'erano le modifiche in giallo. Qualcuna di quelle che abbiamo già visto corrispondeva alle osservazioni. Sì, possono coincidere con quello che avevano detto loro. Però sono due cose separate. Non è che noi abbiamo recepito la nostra osservazione. E magari lo stesso contenuto l'avevano anche gli ordini e collegi professionali. Sì, come è capitato per altre osservazioni che avevano lo stesso oggetto, no? E di conseguenza anche la stessa risposta. Pensavo che tu dicessi che ti recepivi. Va bene, se non ci sono osservazioni la metterei in votazione. L'osservazione d'ufficio, metto in votazione, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Astenuti Rugani e Ella. Anche Iacomini, scusa, anche Iacomini. Ti sei astenuto? Allora, 3 astenuti e 2 favorevoli. Ecco, a questo punto possiamo procedere in questo modo: o aspettiamo il parere del genio, come c'è stato già anticipato, però di fatto anche dalla deduzione della Manola per la votazione della pratica, oppure, posto che di fatto abbiamo concordato già lo stralcio della previsione che non viene accolta sul parcheggio della Bastianella Pedona e di Casoli, possiamo mettere anche in votazione la pratica. Casoli l'abbiamo già eliminato, è già eliminato. Ecco, ok, oltretutto. Va bene. Se non ci sono osservazioni, la metto in votazione. Tutta la pratica che va poi in consiglio comunale. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Astenuti Erra, Rugani, Iacomini. Favorevoli, Menchetti e Dalle Luche. Ok, quindi se non ci sono ulteriore, insomma, necessità di aggiornamento, la conferenza dei capigruppo per l'ordine dei lavori del Consiglio Comunale è convocata per domattina e chiudo la commissione. Antonella, Roberto e Manola, potete restare con me 5 minuti.